Sono Saverio Seslenga e da oggi vi racconterò solo il bello e il buono della capitanata, dal Gargano ai Monti Dauni al Tavoliere delle Puglie. Solo belle notizie sulla tua TV. Buona visione. Vi ricordo che questo programma è stato offerto da Ferrovie del Gargano, Carni Affini Gourmet, Hamburgeria Gourmet e Cinzia Olearia. Buona visione! Anche senza carri allegorici, il Carnevale di Manfredonia ha fatto centro. Una domenica esplosiva all'insegna della cultura carnevalesca, con la Sfilata delle Meraviglie, unica nel suo genere, a far da traino ad una manifestazione apprezzata da migliaia di spettatori assiepati lungo il percorso. Saverio Mazzone, amministratore unico, Agenzia del Turismo. Ci riempie il cuore perché tutto questo non è fine a se stesso, ma sono dinamiche che si mettono in moto sulla via del possibile sviluppo della città, che dire, in un mondo alla ricerca perenne e continua della propria identità. In questo particolarissimo mondo, questa particolarissima città Manfredonia, una sua identità forte, importante e di tutta evidenza che ce l'abbia. È su questo che bisogna costruire il futuro. È la nostra consapevolezza che deve farsi strada, supportata dalle migliaia di visitatori che ogni anno, a febbraio o a marzo, come in questa edizione, riempiono le nostre strade, ma riempiono soprattutto i nostri cuori. Una edizione in bilico fino all'ultimo momento, ma ben riuscita grazie alla caparbietà degli organizzatori. Il sindaco Angelo Riccardi. Ma un'edizione sicuramente in bilico fino alla fine, perché è del tutto evidente che abbiamo avuto problemi di natura economica, però questo sforzo è di esclusivo merito di quelli che, come al solito, ci hanno creduto, a partire dal presidente dell'Agenzia del Turismo, e soprattutto è l'occasione anche per ribadire che il Carnevale non è solo un'occasione di festa, ma è per la città un'occasione economica importante. Dovremmo guardare con grande attenzione a questa risorsa. Oltre 1500 bambini in costume, gruppi mascherati, coriandoli profumi e sapori. Questo è il Carnevale di Manfredonia, un evento che non conosce ostacoli. Antonietta Maiello, dirigente istituto comprensivo Don Milani Maiorano. È bellissimo, io guardi voglio solo dire questo, ringrazio veramente di cuore i docenti e i genitori che veramente ci hanno creduto. Cioè, alla fine dentro di noi c'è sempre la voglia di emergere e di dare il meglio di noi stessi, e quindi se c'è questa voglia sicuramente si superano tutti gli ostacoli del mondo. 30.000 persone in 3 giorni, apricena ha fatto il botto a Carnevale con la 7ª edizione, che ha avuto come tema principale i guerrieri del Gargano. Carri allegorici, gruppi mascherati e tanta gente lungo le strade della cittadina dell'Alto Tavoliere per assistere ad una manifestazione che l'amministrazione comunale ha organizzato insieme all'associazione Movidaunia. Un successo straordinario, al di sopra di ogni più rosea aspettativa, tant'è che l'assessore alla cultura e vice sindaco Anna Maria Torelli sta pensando ad una edizione estiva del Carnevale di Apricena. Valore aggiunto della manifestazione è il concerto di Cristina D'Avena, premiata dalla stessa amministrazione comunale per le sue origini apricenesi. Cala il sipario, ma ad Apricena si lavora già per il prossimo Carnevale. Maschere e carri allegorici anche a Roseto Valfortore, sui Monti Dauni, dove è andato in scena il Carnevale rosetano all'insegna dell'allegria e del divertimento. Una edizione tutta per i bambini del posto, che hanno sfoggiato davanti ad un nutrito gruppo di spettatori il meglio dell'arte carnascialesca, con costumi di ogni genere. Una giornata di festa anche per visitare il borgo tra i più belli d'Italia ed assaporare i prodotti della cucina tipica, in particolare i dolci del Carnevale. Sulle vie della transumanza, per valorizzare i tratturi che collegano la dorsale appenninica dall'Abruzzo al Molise fino alla Puglia, 3 regioni che vogliono fare sinergia per valorizzare il turismo delle aree interne e creare nuovo indotto. Se n'è parlato a San Giovanni Rotondo durante un workshop dove è stato firmato il documento finale del progetto Transumanza, patrimonio della cultura e dell'umanità, un progetto internazionale che vede il Moligal ente capofila del tavolo
Politecnico e i comuni di San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis, parte attiva insieme alla Regione Puglia. A San Giovanni Rotondo c'era anche Jesus Garzón, simbolo della transumanza spagnola. Bien, la importancia della transumanza in Spagna è soprattutto la legislazione. Es el único país del mundo que tiene una legislación desde el siglo XIII que se ha conservado hasta nuestros días. La cosa più importante in Spagna per la protezione della transumanza è la legge. Infatti in Spagna è protetta dal punto di vista legale dal 1273 tutte le vie che qui si chiamano tratturi e che in Spagna si chiamano cañadas reales. Combattere lo spopolamento attraverso la scuola sui Monti Dauni è possibile grazie all'Istituto Religioso di Formazione e di Istruzione Professionale che tra gli altri ha promosso un corso triennale per operatori della ristorazione. Arturo Trotta, direttore IRFIP Pietra Montecorvino. Si tratta di un percorso triennale per operatore della ristorazione, indirizzo preparazione pasti, corso della durata di 3 anni, quindi 3.200 ore in 3 annualità, corso che prevede attività d'aula di laboratorio, attività di stage in provincia di Foggia, attività di stage fuori regione e all'estero grazie al programma Erasmus Plus. È un corso rivolto a 18 giovani della provincia di Foggia, in particolare è un corso che dà opportunità ai ragazzi dell'area dei Monti Dauni anche per combattere un po' il problema dello spopolamento e soprattutto il problema della carenza di servizi, fra cui sicuramente quello delle scuole. E quindi 18 giovani che hanno un'età inferiore a 18 anni e che hanno conseguito la licenza media. Il progetto è stato cofinanziato dall'Unione Europea e dalla Regione Puglia e apre nuovi orizzonti ai giovani dei Monti Dauni. Ancora Arturo Trotta. E grazie soprattutto alle esperienze pratiche di stage, sia quelle regionali che quelle extraregionali all'estero, si potranno aprire tutta una serie di opportunità occupazionali sia in provincia di Foggia, in Puglia, ma anche fuori regione all'estero, come è accaduto a giovani che hanno già conseguito presso il nostro istituto una qualifica. La promozione della dieta mediterranea in una giornata formativa all'Istituto Alberghiero di Margherita di Savoia. Pasquale Sgaramella, dirigente scolastico. L'Istituto Alberghiero è, come dire, principe in questa conferenza, su questa tematica, perché l'Istituto Alberghiero ha, diciamo, la responsabilità di elaborare quelli che sono, diciamo, gli alimenti. Perché l'obiettivo finale è quello di rendere, come dire, un progetto di enogastronomia che sia soprattutto salutare, quindi non solo buono, ma che faccia bene alla salute o che quantomeno non faccia male. L'evento è stato organizzato dal Centro Studi Dieta Mediterranea e dal Club UNESCO di Foggia, di cui è presidente Floredana Arnò. E oggi sono molto felice di essere qui a Margherita di Savoia, con cui avevamo avuto già dei rapporti nel 2008 come zona da porre sotto tutela. Oggi siamo qui in collaborazione con il MIUR, che è uno dei firmatari del protocollo, cioè il dirigente scolastico provinciale, e inizieremo il nostro percorso del corso di formazione per docenti e studenti. Quindi ci saranno dei componenti del nostro comitato scientifico e faremo una giornata di formazione. Però ovviamente non è che si esaurisce tutto in una giornata, oggi faremo la parte scientifica e ci saranno altri incontri con imprenditori, con il presidente della Camera di Commercio, con l'assessore regionale all'agricoltura, perché ovviamente i ragazzi devono fare tutto il percorso, insomma, dalla parte scientifica alla parte pratica, perché poi domani possano diventare degli imprenditori, degli imprenditori della salute soprattutto. Dottoressa Cilenti, lei è una delle ricercatrici del CNR di Lesina, sta per partire un nuovo progetto con il FEAMP, questo Ketchup Fish, di che cosa si tratta? Ketchup Fish è un progetto che abbiamo messo in piedi in collaborazione con la Regione Puglia, il Dipartimento di Agricoltura, e prevede nella laguna di Lesina, che è considerata acque interne, quindi è proprio la misura idonea che abbiamo attivato, riguarda la valutazione, la rivalutazione del pesce di scarto, cioè quel pesce che viene pescato e viene rigettato nelle acque
acque lagunari senza alcun valore. Ecco, noi vorremmo studiare le dinamiche del pescato nella laguna di Lesina e dare nuova vita ai prodotti di scarto.